Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, siamo vicinissimi a 1000, vi ricordo di iscrivervi al canale. Per favore, se raggiungiamo i 1000, domani c'è anche uno speciale, 1000 iscritti che però per questa volta non riguarderà FIFA, ma riguarderà, cioè non riguarderà il calcio vero, scusatemi, ma riguarderà FIFA Ultimate Team, perché avevo intenzione di portarvi lo spacchettamento a caccia di qualche toti. Allora, mi hanno chiesto il commento su Kokorin e Male, i due nuovi acquisti Viola, quindi commento un po' queste due operazioni di mercato. Voglio partire da Male. Io vi dico che non sono così pessimista come qualcuno di voi su queste due operazioni, anzi ritengo soprattutto quella di Male un'operazione molto intelligente, perché andando nello specifico, Male è un giocatore che sta facendo faville in Serie B, in particolare al Venezia, ed è un giocatore molto importante. Voi direte, ma si pesca giocatori poco importanti in Serie B, ma che progetto tecnico è questo? In parte vi posso dare anche una ragione, però vi voglio ricordare che dalla Serie B sono venuti fuori poi giocatori come Verratti, come Sensi, che è netto degli infortuni, comunque un giocatore su cui l'Inter la passata stagione, per esempio, contava tantissimo. Orsolini è venuto fuori in Serie B all'Ascoli, anche lo stesso Astrovilli vi vorrei ricordare che di essere un giocatore importante lo ha fatto vedere essenzialmente alla Cremonese in Serie B. Quindi prendere a due spicci un giocatore in Serie B sta facendo grandi cose, un giocatore giovane, per me è un'operazione molto intelligente e importante. Quindi ben vengono queste operazioni a patto che a queste operazioni siano però chiaramente delle operazioni di contorno e non siano il clou del calciomercato Viola, perché se queste operazioni devono essere il top del top di quelle che la Fiorentina può offrire, allora non va bene. Però come operazione di contorno è un'operazione molto intelligente da società seria e che sa programmare, quindi ben venga l'operazione Male. Per quanto riguarda Cocorin, io ho letto molti commenti scettici. In parte sono un po' scettico anch'io, però in parte è un giocatore interessante. Allora, io voglio partire nel dire che mi piace tantissimo, perché l'ho visto giocare come giocatore, mi piace molto. È un giocatore che comunque ci costa 5 milioni, quindi non ci viene nemmeno a costare chissà quale cifra. Però ho delle perplessità, perché vi vorrei leggere un po' di commenti che condivido. Partendo dal mio amico Sirio Grazzini, che voglio salutare, mi segue sempre, che dice: non scendo più nel campionato russo, lui è molto esperto del campionato russo, ma soprattutto grande difficoltà di adattamento ai giocatori dell'Est Europa ai nostri campionati, questo farà tre presenze e verrà dimenticato. Ora ecco, io non sarei così catastrofico, però è vero che i giocatori russi hanno un po' di difficoltà ad adattarsi ai campionati europei importanti. Quindi questa è una preoccupazione. Poi è molto preoccupante anche quello che fa fuori dal campo, perché comunque se si mette a fare riso, a fare confusione, sicuramente è un giocatore difficile da gestire. Però è un giocatore che secondo me ha dei mezzi importanti, ha fatto molto bene in passato, era cercato anche dalla Roma un anno o due fa. Quindi è un giocatore importante e considerato che alla fine ci serviva una riserva di Vlahovic, perché di questo si tratta, anche se è più una seconda punta. Secondo me, come riserva, se dovevo prendere inglese o tutto questo nome qui, mi tengo volentieri Kukorin e può essere una buona operazione. Però ecco, adesso io mi aspetterei di vedere un bel centrocampista, un bel esterno di fascia destra, perché questi sono due ruoli che ci servono tantissimo. Il centrocampista è andato via Duncan, ci sono dei giocatori che stanno rendendo molto meno di quello che ci si aspettava, quindi qualcosa a centrocampo serve. E poi mi aspetto soprattutto appunto un esterno in fascia destra, perché Venuti non è presentabile. E poi chissà, sogniamo. Vieni Papo a Firenze. E con questo interrogativo io vi lascio al prossimo video. Un saluto a tutti, raggiungiamo questi 1000 iscritti, mi raccomando. Forza, forza, forza Fiorentino.